Mini dress ed eleganza vanno d'accordo? Lo vediamo oggi in questo video. Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Scusate, oggi un po' improvvisate, si vede il filo del microfono, ma noi non ci fermiamo, continuiamo ad approfondire tematiche relative all'eleganza, alle buone maniere e in questo caso approfondire la tematica relativa ai mini dress. Per far sì che il garbo e l'eleganza non vengano visti solo come appannaggio dello stile prettamente classico, cerchiamo di trasferire in un ambito un po' più frizzante, i concetti dell'eleganza. Prima di iniziare ad affrontare questo argomento, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di supportarmi con i vostri commenti e i vostri like. Oggi vedete, sto indossando un mini dress, veramente mini, perché diciamocela, la lunghezza è proprio al limite, ma ci sono circostanze in cui è bello essere un po' più frizzanti. E perché rinunciare a un mini dress solo per paura di non essere eleganti? Vediamo quali sono gli elementi a cui dovete prestare attenzione quando andate a scegliere un mini dress in modo tale che possiate sentirvi sicure, a vostro agio e perseguire comunque uno stile elegante e raffinato. La primissima cosa che dovete considerare è la quantità di pelle che avete scoperto. Solitamente, quando si parla di canoni di eleganza e di raffinatezza, bisogna considerare che se scoprite abbastanza, sufficientemente la parte inferiore del vostro corpo, quindi le gambe, dovreste cercare di tenere il più coperto possibile la parte superiore. In questo caso la manica lunga già aiuta. C'è questa scollatura che è un po' importante, ma considerato che ci sono un po' i capelli che la rendono più discreta e considerato comunque il fatto che il décolleté non è messo proprio in mostra, qui c'è una giusta proporzione tra vedo e non vedo. Tant'è che il secondo elemento a cui dovete fare attenzione è proprio la scollatura, cioè il modo, mi avvicino un po', il modo di proporre il vostro outfit senza mettere in evidenza il seno, perché un conto è avere un abito scollato, un altro conto è, non so se rendo l'idea, abbondare proprio con il rigonfiamento del seno. In questo caso stiamo rispettando la regola, non siamo volgari e quindi anche in questo senso possiamo stare tranquille. Terzo elemento da non trascurare è il fitting del vestito. Se voi notate questo, che è un vestito in velluto, tra l'altro aperta parentesi, fate sempre molta attenzione alla qualità dei tessuti di cui sono fatti i mini dress perché fanno tutta la differenza di questo mondo. In questo caso c'è un tessuto molto morbido, ma spesso perché è un bellissimo velluto e non è aderente, si stringe giusto in vita per segnare il punto vita, scusate il gioco di parole, ma non è per niente un vestito che aderisce alle forme del corpo. Ora, considerati questi tre elementi, quello a cui voi dovete fare attenzione per essere sicure di essere in equilibrio con l'idea dell'eleganza, è che questi tre elementi devono essere a loro volta in equilibrio, meglio ancora se sono presenti soltanto due di essi, cioè al massimo due di tre. Cosa voglio dire? Se avete un vestito molto aderente, non per forza vuol dire che non siete eleganti, ma dovrete evitare di mostrare gambe e décolleté. Se invece, come in questo caso, non c'è l'aderenza, posso mostrare un po' le gambe e diventa accettabile anche questo tipo di scollatura. Un'altra puntualizzazione che voglio farvi è questa: il contesto. Questo vestito, adesso magari esaspero un po' per passarvi il concetto, non è un vestito per andare a fare la spesa, ok?
È un vestito che io, per esempio, ho indossato per festeggiare l'ultimo dell'anno. Diciamo che per definizione potrebbe essere descritto come un vestito da club, quindi per degli eventi serali, non formali, che si passano in compagnia di amici, questo è un vestito che va benissimo, soprattutto se non siete persone estremamente impostate, banali e noiose, perché non è vero che in nome dell'eleganza bisogna sempre e comunque essere super coperte e stare dentro limiti preimpostati a prescindere dai contesti in cui ci si trova. Quindi, se si va in un club, mi viene in mente una vacanza che ho fatto anni fa a Parigi. Siamo stati in questo albergo, si chiama Mama Shelter, albergo che ha anche annesso un club. La sera vedevi proprio la gente che si preparava, si vestiva un po' glamour, non c'era problemi a mettersi un vestito un po' corto, quindi un mini dress, si era molto pertinenti. In quel caso sarebbe stato non elegante presentarsi vestite tutte caste eppure, quindi il contesto è molto importante. Vi faccio notare una cosa: lo stivale di per sé non è un accessorio elegante, bisogna dirlo, ma in questa circostanza, dato che aiuta a coprire un po' la gamba, ci sta. Vi dirò di più: con questo abito ci sarebbero stati benissimo gli stivali cuissard, quelli che arrivano sopra il ginocchio. Non li avevo. C'è però un'alternativa da prendere in considerazione, con la quale si può indossare la scarpa alla caviglia, quindi un tronchetto, e coprire, diciamo, la parte di pelle scoperta con una calza tono su tono con l'abitino. Eccola qui la seconda alternativa. Vedete, in questo caso il nero della calza aiuta a coprire il colore della pelle. A questo punto si può optare anche per il tronchetto. Ci sono ancora due cose a cui fare attenzione. Se siete in inverno e quindi fuori fa freddo e dovete uscire per recarvi al vostro club, per piacere il capospalla non deve essere corto, almeno sotto il ginocchio. È molto importante. L'ultima cosa che ho da dirvi è la più importante, e cioè quella che si rifà al come, perché lo sapete, per le buone maniere, per l'eleganza, per la raffinatezza, è sì importante il cosa, ma è soprattutto importante il come. Tant'è che posso dirvi, non è l'abito che vi rende persone eleganti, perché voi potrete indossare anche un abito bellissimo, ma se siete sgarbate non sarete sicuramente al sicuro dal fare quelle che secondo me sono brutte figure. E in questa circostanza a cosa dovete fare attenzione per non essere volgari e per essere invece garbate ed eleganti? Quali sono i punti un po' cruciali di questo mini dress? Sono la lunghezza e la scollatura. Quindi attenzione soprattutto a quando vi sedete, a come lo fate. Non accavallate le gambe, potete eventualmente incrociare le caviglie, e quello che vi consiglio io è di appoggiare magari le mani sulle gambe nel momento in cui state sedute per un po' di tempo, se potete state in piedi, e se invece avete bisogno di sedervi, mi raccomando, gesti sempre misurati. Per quanto riguarda il décolleté, siate discrete, mantenete una certa distanza dalle persone con cui parlate e soprattutto dite cose intelligenti di modo tale che le persone vi guardino in faccia e non proprio nella scollatura. So che poi me lo chiederete, ve lo faccio vedere, questo abitino è molto bello, ha tutti questi pois dorati, ecco perché io l'ho scelto per festeggiare il Capodanno, ha questi bottoncini carinissimi qua e dietro è chiuso con una zip che non so se si vede, però fidatevi, c'è. Anche con questo video spero di esservi stata utile, spero di avervi dato qualche spunto su cui poter riflettere per migliorare la vostra eleganza e il vostro savoir-faire. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video.